torna dopo gli anni 60 ad oggi per far battere ancora più forte i cuori degli appassionati Alfa Romeo, la 33 stradale, realizzata questa volta soli 33 esemplari, alcuni saranno elettrici, pochi, forse 3 o 4 esemplari termici. Un esemplare resterà all'interno di Alfa Romeo qui nel museo dove viene presentata e poi tutto il resto venduta a soli appassionati, collezionisti storici di Alfa Romeo. Sono stati evitati gli speculatori, sono stati evitati anche i grandi collezionisti, principalmente di altri marchi, per prediligere solo i super appassionati, i quali batte il vero cuore Alfa Romeo. Venduta, pensate, rapidamente in circa un mese, tra settembre e ottobre del 2022, presentata oggi, 30 agosto 2023. Auto debutterà con Bottas in pista a marzo 24, dove era messo a punto l'handling, il rapporto tra anteriore e posteriore, la distribuzione dei pesi, il settaggio e sospensioni, verrà tutto fatto da febbraio-marzo 24 in poi. La prima consegna è prevista per dicembre 24, ma le consegne reali saranno a partire dal 25. Ritornano le aperture in verticale del portiere con l'obro vetrato che arriva il finestrino più sopra la testa del guidatore del passeggero. Il trilogo anteriore, eccolo qui, che ripercorre tanti stilemi storici del marchio Alfa Romeo. Questo split che è variabile per dare più o meno carico. Una grande presa d'aria a destra e a sinistra, presa d'aria che tornano anche qui, nella zona intorno, al faro. E arriva fino a raffreddare la zona dell'intercooler e la zona dei fari. Queste due linee che partono dal cofano, che partono appunto dallo scudetto Alfa Romeo e cingono i due passaruota. A posteriore abbiamo un cofango totalmente apribile, tanto alluminio, tanta pelle negli interni, minimalista, un cruscotto centrale con alluminio satinato, tanto carbonio, tanto alluminio in ogni aspetto. Il motore è un 6 cilindri, 620 cavalli, derivato dal basamento della prima piattaforma Giorgio, quindi derivazione Alfa Romeo Giulio Quadrifoglio, derivazione Ferrari, poi evoluta con Maserati nella Nettuno, che ha la testa con precamera, è arrivata qui da quell'evoluzione, ora trasportata su questa 33 stradale che richiama il modello storico, quello prodotto in 18 esemplari, quello realizzato dall'ingegner Chiti, quello che ha fatto la storia del design, della tecnica di questo tipo di auto. Ricordiamo 1,5 milioni di euro il prezzo base, circa 2 milioni per un allestimento molto personalizzato, solo 30 esemplari già tutti venduti a pochissimi fortunati e collezionisti al mondo. Ci sarà anche la versione elettrica da 750 cavalli, totalmente elettrica, con telaio rinforzato, un po' più pesante, prestazioni soprattutto in accelerazione veramente mostruose. E qui è la versione termica, la prima svelata al grande pubblico oggi qui ad Arese.